Buonasera a tutti e con grande gioia che iniziamo questo nostro convegno sul Beato Roberto da Salle ai 750 anni dalla sua nascita. Prima di entrare nel vivo delle relazioni e di quanto noi andremo ad ascoltare e a dirci, vorrei subito passare la parola al sindaco di Salle, il signor Davide Morante. Grazie e buonasera a tutti. Grazie agli organizzatori di questo convegno sul Beato Roberto da Salle, che è il nostro più illustre concittadino. E quest'anno ricorre, appunto, come ricordava Don Emiliano, il 750° anniversario della nascita. È tanto, 750 anni sono tanti. Sono tanti se pensiamo di come cambiano le cose nel corso dei secoli, e sono tanti se pensiamo anche alle generazioni che da 750 anni venerano il Beato Roberto. Quindi, diciamo, seppur ufficialmente dobbiamo definirlo tale, cioè beato, possiamo anche dire che per quello che rappresenta nella nostra comunità e nella comunità di Morrone del Sannio, per il fervore con il quale queste comunità d'Abruzzo e Molise venerano questa figura, possiamo definirlo santo, al punto che a Morrone del Sannio viene proprio chiamato San Roberto, che è la statua che vediamo a fianco alla sacrestia, che è la statua che si venera a Morrone del Sannio e che sulla chiesa, appunto, c'è scritto San Roberto, perché nel Settecento, da alcune testimonianze, da alcuni scritti, esisteva a Morrone del Sannio il convento dedicato a San Roberto. Quindi non è sbagliato in realtà definirlo tale, perché il discorso, diciamo, poi tra beato e santo è un discorso puramente tecnico-canonico, diciamo, sono tutti, entrambi, diciamo, nella gloria del Signore, diciamo, quindi possiamo anche in qualche modo vantare questa nostra questa figura di santità nata nel nostro territorio, nel nostro comune, nel nostro paese, quando, appunto, grosso modo, quando è nato Salle, perché Salle nasce attorno al 1200 e quindi diciamo che il Beato Roberto nasce 70 anni dopo circa. E volevo soffermarmi un secondo e concludo su quello che rappresenta per noi il Beato Roberto e per quello che rappresenta nella cultura sallese. Il Beato Roberto tuttora, a 750 anni dalla nascita, richiama ancora tantissime persone. Dietro di voi ci sono gli stendardi delle rappresentanze di tutti gli emigranti sallesi all'estero, dal Belgio, Argentina, il Canada, che tornano ogni anno. Quest'anno ho visto durante la processione che ne erano tanti, sento ogni tanto che si parla più inglese o francese che italiano per Salle. Questo, diciamo, in qualche modo mi emoziona, perché significa che, appunto, dopo tanti anni siamo riusciti anche il culto sul Beato Roberto, siamo riusciti anche a tramandarlo alle nuove generazioni, perché ovviamente gli emigranti di oggi non sono gli emigranti di ieri, sono quelli di terza, di quarta generazione. E questo è qualcosa che mi riempie di orgoglio, perché, insomma, il richiamo principale, quando si dice, vedete, il Beato Roberto deve fare qualche miracolo, io dico, un paese come Salle è per tutto l'anno è vuoto, a luglio si riempie e il miracolo lo compie lui di tutti i rientri, diciamo, che abbiamo avuto, perché effettivamente, soprattutto quest'anno, riflettevamo prima con la preside
Ce ne sono veramente diversi che io saluto e ringrazio ogni volta, perché senza i nostri emigranti la figura del Beato Roberto probabilmente non sarebbe neanche arrivata oltre oceano e oltre Alpe. Quindi io ringrazio gli organizzatori e mi siedo tra il pubblico e ascolterò questo convegno, perché secondo me avevamo anche la necessità di arricchire questo 750esimo anniversario della nascita del Beato Roberto con eventi culturali sulla figura del Beato Roberto da Salle. Vi anticipo che ne faremo poi anche a Salle qualcos'altro, approfondiremo anche la figura di Celestino V nei prossimi mesi, insomma, quando chiudiamo i festeggiamenti. Adesso siamo un po' impegnati fino a domenica nei festeggiamenti del Beato Roberto. Io vi ringrazio e saluto tutti. Grazie. Passo la parola al dottor Ernesto Salerni, sindaco di Orsogna. E questo ci dice anche la comunione tra comunità che per passione, anche per condivisione, naturalmente cerca di approfondire quanto appartiene alla storia non solo di un territorio ma di un circondario, anche se Orsogna non è proprio dietro l'angolo, è vero? Grazie, buonasera e appunto saluto tutti, in particolare appunto gli organizzatori del convegno e ringrazio anche per l'invito. Chiaramente Salle e Orsogna, non tanto qui, proprio perché ci separa anche la Maiella, ma altrove, a cominciare da New York, dove hanno il club Salle Orsogna insieme, e come pure tante famiglie sono composte proprio da sallesi e orsognesi che appunto si sono uniti in matrimonio, e questo non è un solo caso ma vari casi, che proprio l'ultimo caso l'ho visto insieme all'amico Benino l'altro giorno, che io non sapevo, un giovane argentino ha sposato una giovane argentina di Salle, originaria di Salle, e lui di originaria di Orsogna. Ma quindi oltre a questo, c'è il fatto che personalmente io sono nato a Salle, quindi chiaramente quindi tutta la mia ascendenza è tutta sallese, sia da una parte che da un'altra, sia da parte di madre che di padre. Quello che volevo dire in particolare, ruberò qualche minuto, è quello che stiamo facendo non solo con Salle ma con tanti altri comuni, dall'Aquila fino a Monte Sant'Angelo, quello che è il Cammino della Pace. Il Cammino della Pace parte dalla Porta Santa dell'Aquila e arriva fino a Monte Sant'Angelo e passa proprio da Salle, esattamente l'ottava tappa è Castiglione a Casauria Salle, la nona Salle Caramanico e via così. Ovviamente passa anche da Orsogna, Guardia Grella Orsogna, Orsogna Langiano e oltre. Il Cammino della Pace è un cammino, sicuramente il primo, molto probabilmente ce ne saranno anche altri, ma sicuramente il primo, interculturale, interreligioso. Tant'è vero che nel primo volume che è stato stampato sul Cammino della Pace ci sono interventi da parte di islamici, di buddisti, di ebrei, eccetera, proprio perché il tema della pace così importante, specialmente in questi mesi, in questi anni, va coltivato e assolutamente quindi perseguito.
perché in questo Salle quindi si è distinto proprio perché è uno dei comuni che più di tutti ha partecipato insieme ovviamente a Orsogno, Guardia Grele e altre nella affermazione di questo cammino della pace, proprio perché è da parte da quello che diceva appunto la Porta Santa di Celestino V e chiaramente si ispira a Celestino V e noi sappiamo il fortissimo legame che è sempre esistito tra il Beato Roberto da Salle e Celestino V. Se non sbaglio, quando Celestino V stava nell'eremo di San Giovanni, i due che lo aiutavano erano il Beato Roberto da Salle e Matteo di Caramanico, se non sbaglio. Quindi, e poi è stato il prosecutore dell'opera di Celestino, il Beato Roberto. Quindi il cammino della pace che stiamo cercando di portare avanti, abbiamo anche cercato di farlo con un consorzio che per il momento abbiamo dovuto quindi interrompere, ma certamente riprenderemo proprio per dare maggiore forza a questa nostra a questo nostro progetto che, come dico, appunto coinvolge oltre 30 comuni in 5 province e in 3 regioni, quindi Abruzzo, Molise e Puglia. Vi ringrazio ancora e vi auguro quindi una e sarò, come ha detto il collega sindaco, anch'io attentissimo ai temi trattati, anche perché so che chi lo farà, chi li tratterà, sono persone appunto che da tanto tempo studiano questi argomenti. Grazie. Parola al professor Daniele Di Bartolomeo, assessore alla cultura di questo comune di Salle. Grazie, io mi associo ai saluti e ringraziamenti dei nostri due sindaci, faccio i complimenti a Katia, insomma ai nostri ospiti e ai relatori. Faccio solo due considerazioni. La prima, che secondo me non è un caso che noi oggi che ci troviamo a presentare la riedizione del libro di Katia, credo che poi avrà anche una veste digitale, se il sindaco non mi ha detto male, e non è un caso che questo avvenga in un momento in cui il nostro paese sta vivendo una sorta di rinascimento, no? E mi è venuto in mente, perché parliamo di storia, ovviamente un parallelismo con quello che è capitato sempre a Salle nel secondo dopoguerra, cioè al periodo dove risalgono i primi studi moderni sul Beato Roberto, cioè il tempo, gli anni 50, quando si sono incrociate la pubblicazione del libro di Meaulo, cioè il primo libro diciamo importante sulla figura del Beato Roberto, e in più la nascita del comitato pro santificazione del Beato Roberto, il gemellaggio con Morone del Sannio, il trasferimento dei cittadini di Salle da Salle Vecchio a Salle, il completamento del trasferimento, lo sviluppo urbanistico, chiaramente un periodo in cui l'Italia anche viveva il miracolo economico, e cioè questa cosa mi lascia ben sperare che nel momento in cui siamo tornati con un testo scientifico a ragionare sulla storia del Beato Roberto possa coincidere, e questo è un auspicio, con un rilancio a tutto tondo della nostra comunità. L'altra cosa che volevo dire è che giustamente oggi si parlerà di storia e memoria insieme, che sono due cose distinte ma che spesso si connettono tra di loro, e noi ne abbiamo avuto un esempio importantissimo, secondo me, di connubio tra la memoria e la capacità di valorizzazione del nostro territorio e soprattutto degli aspetti religiosi, quando grazie appunto alla curiosità del nostro sindaco e ai ricordi di una persona che è mia nonna, la conoscete tutti, nonna Velia, che ricordava la presenza a Salle Vecchio della bellissima Madonna di Loreto, siamo riusciti a trovare un reperto della memoria religiosa ma anche civica di questa comunità, a riportarlo in vita e a creare in qualche modo una cosa irripetibile. Allora concludo complimentandomi ancora con Katia e accingendomi anche io ad ascoltare
con attenzione le relazioni. Concludo chiedendo, così anticipando un po' il dibattito, una cosa che mi è rimasta in mente da molto tempo. Il nostro parroco Compianto Tondino, una persona che ha fatto tanto per questa comunità, per questa chiesa, mi mostrò molti anni fa questa sorta di coperchio in rame, Katia te lo ricorderai, che sarebbe quello che copriva l'urna del Beato Roberto, che poi sostanzialmente riprende anche l'iconografia dell'immagine che abbiamo messo lì. Ecco, io più volte gli ho detto al sindaco: ma dove sta questo coperchio? Cioè, così come abbiamo, probabilmente Don Federico, Padre Federico lo saprà e quindi lo troveremo facilmente, però mi chiedevo lo stesso auspicio, cioè così come abbiamo ritrovato la nostra Madonna, forse ritroveremo pure il coperchio? C'è ancora? Da qualche parte, tu lo sai? Oppure ci puoi parlare anche della storia di questa cosa, che mi sembra veramente interessante. Però vi ringrazio ancora. Il nostro convegno è un convegno che abbraccia più istituzioni. Abbiamo ascoltato il sindaco che rappresenta la cosa pubblica, così come il sindaco di Orsogna, l'assessore alla cultura, ma una comunità ha tra le istituzioni più preziose certamente il mondo della scuola. Allora ci darà il suo saluto anche la dirigente Daniela Dalimonte, alla quale facciamo anche i nostri auguri, perché fra pochi mesi, penso, andrà a dirigere un istituto comprensivo a Pescara, naturalmente con questo cuore sempre che rimane ancorato al territorio di quella che per noi sacerdoti è la zona pastorale di Scafa. Ecco. Assolutamente, caro Don Emiliano, anzi il mio cuore è anche sempre qui, insomma, perché io in questi territori sono nata, sono cresciuta, ho studiato e quindi ho operato, e quindi Don Gianmarco, che già mi stava dicendo male, può stare tranquillo. Tanto buonasera a tutti, io sarò brevissima, io sono qui soprattutto in qualità di dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di San Valentino Scafa e come dirigente della professoressa Katia Battaglia, che quindi la ringrazio, ti ringrazio per avermi voluto qui, è un altro dei suoi tanti gesti di stima nei miei confronti, quindi grazie mille, lo voglio dire davanti a tutti. Ecco, un convegno di questo genere è davvero auspicabile per le nostre comunità, caro Don Gianmarco, John, tu che sei di San Valentino. Io credo che sempre più spesso dovremmo proporre dei convegni su argomenti monografici, come in questo caso, su argomenti di storia, di linguistica. I nostri territori dovrebbero davvero avere questa opportunità. È così bello stare qui in questa serata, ascoltare delle notizie interessanti, storia, la microstoria, che poi però è quella che contribuisce, come diceva Benedetto Croce, a creare la macrostoria. Quindi noi dobbiamo conoscere i nostri territori, i personaggi che qui hanno operato, le figure religiose, per capire meglio, no? Anche noi stessi, da dove veniamo e come ci troviamo in questa situazione. Poi devo dire anche questo, che la figura del Beato Roberto da Salle, io sono appassionata di storia come Katia, siamo soci della deputazione di Storia Patria, però questa figura del Beato Roberto mi ha sempre appassionato perché l'ho trovata sempre molto interessante e suggestiva, al pari di Pietro da Morrone, di cui fu fedele discepolo. E soprattutto il Beato Roberto seguì davvero le orme di Pietro da Morrone, e come lui ha questa, passatemi il termine, questo doppio, non una doppia personalità, però da un lato c'è stata questa ricerca di un'ascesi profonda, di una vita proprio dedita al sacrificio, soprattutto quando per esempio soggiornò per vari anni alla Grangia di San Giorgio di Roccamolice, e dall'altra parte però la stessa persona che una volta diventato priore diventa, così come aveva fatto Pietro da Morrone, un abile organizzatore.
anche un abile gestore di quello che era l'immenso patrimonio dell'Ordo Celestinarum. Quindi quello che voglio dire è che questa figura, ecco, che ha queste sfaccettature, è assai interessante, secondo me meriterebbe di essere ulteriormente studiata, don Emiliano, approfondita. E quindi un plauso davvero all'opera di Katia Battaglia, a questo volume. Mi fa piacere, Sindaco, se ci sarà la digitalizzazione, perché è un volume che con rigore scientifico e anche con una ricerca sul campo mette in evidenza molti aspetti di questa figura, appunto, di questo beato Roberto da Sale. Quindi è sicuramente, Katia, l'apripista per ulteriori studi, e spero che tu li porterai avanti perché ne hai tutte le capacità. Quindi grazie mille, vi auguro una buona serata e grazie anche agli organizzatori. Non possono mancare i saluti del vicario zonale. Il vicario zonale è l'elemento chiamato a creare comunione, condivisione in una zona pastorale. Il carissimo Don Davide Schiazza, parroco in Letto Manoppello. Buonasera, buonasera a tutti. Sarò brevissimo, mi limito semplicemente a portarvi il saluto, come diceva Don Emiliano, della zona pastorale, dei parroci di questa zona, ma anche sono qui come, soprattutto come amministratore parrocchiale della comunità di Salle. E un caro grazie all'instancabile Don Emiliano, che conoscete come responsabile diocesano della pastorale per il turismo, i pellegrinaggi e non solo. E quindi saluto anch'io tutti i convenuti, tutti i relatori, i sindaci. Permettetemi un grazie particolare al nostro sindaco Davide, che mostra sempre un'attenzione, una vicinanza particolare per la nostra parrocchia, e quindi volevo ringraziarti pubblicamente. Figure come quelle del Beato Roberto sono figure che non ci lasciano e non possono lasciarci indifferenti. Per il fatto stesso di essere vissute, ci interrogano, ci smuovono qualcosa dal di dentro. E riflettevo proprio in questi giorni di festa come il Beato Roberto, con una forza, una passione, una determinazione, lo ricordavamo prima con Don Emiliano, partiva e andava, per esempio, da qui ad Atessa, distante tanti chilometri, per fondare un convento, ad esempio. Quindi immaginiamo cosa significa a quei tempi partire sotto le intemperie, non c'erano le strade, non c'erano i mezzi. Quindi questo ci fa anche vedere in maniera proprio tangibile la portata, la misura della fede di una persona. Vissuta in un periodo che molti storici definiscono oscuro, a torto o a ragione, non lo sappiamo, forse per certi versi oscuro, ma non oscuro, direbbe Monsignor Palumbo, vescovo di Isernia, nostro insegnante di storia. E oscuro forse fino a un certo punto, perché anche un cielo stellato ha un fondo oscuro, ma ci sono stelle che brillano, e queste sono figure che hanno brillato nella storia e hanno indicato una strada. E cito semplicemente quelli più vicini cronologicamente: il Beato Roberto, San Pietro Celestino, ma passando per Francesco e Chiara d'Assisi, San Bonaventura, per finire con San Tommaso d'Aquino, e sto citando solo quelli italiani, senza dilungarmi con la tradizione spagnola, la tradizione britannica, di quanti santi, di quanti fari, di quante stelle abbiamo avuto. Ecco, quindi per questo dicevo che sono figure che non ci lasciano assolutamente indifferenti. Sì, sono d'accordo con la dirigente che diceva che questi convegni vanno moltiplicati. E, citando Indro Montanelli, grande giornalista, lui diceva: la storia non ci insegna perché gli italiani non la sanno. Lui era un po' estremo, però comunque questo ci fa riflettere. La storia può insegnare se la conosciamo. Grazie. Buon convegno. La parola al padrone di casa, il parroco, padre Federico.
grazie per la parola data. Sarò breve, come dicono gli altri, non mi metto a ripetere ciò che è stato già detto, solo darvi il benvenuto in questa nostra parrocchia e grazie per la vostra presenza e grazie in modo particolare a Katia Battaglia, professoressa, che mette al servizio del Vangelo la sua capacità, le sue qualità, la sua professionalità, difendendo l'immagine di Beato Roberto, che è un Vangelo vissuto. Grazie e buon ascolto a tutti. Per il Colperchio possiamo cercarlo insieme. Grazie a tutti. Questa sera mi hanno chiesto di moderare questo incontro che ritengo di una importanza assai profonda e come direttore dell'Ufficio per la Pastorale del Turismo, Tempo Libero e Pellegrinaggi. Il senso del convegno non va rintracciato soltanto nella storia. Confrontandoci con Katia, ci siamo detti che non possiamo essere soltanto quelli che rimpiangono un passato lontano, ma dobbiamo lasciarci interrogare su come il Beato Roberto possa dire non soltanto a Salle, ma anche ad altri che man mano si accostano, così come è successo con la bellissima figura di San Pietro Celestino, alla storia di quest'uomo che tra i discepoli di Pietro da Morrone viene ritenuto come quello più fedele, come anche quello più attento a realizzare le intuizioni del fondatore della congregazione appunto dei Celestini. Ricordo da piccolo, essendo di Chieti, che visitai Santa Maria della Civitella. Santa Maria della Civitella sulla parte più alta, questa chiesa costruita sui resti romani, proprio accanto al grande anfiteatro. E c'è una scritta sulla volta centrale. Si Celestinus eris, Celestia meditaris. Se vuoi essere celestino, medita le cose del cielo. E si attribuisce proprio la costruzione di Santa Maria della Civitella proprio al Beato Roberto da Salle, così come l'Ama dei Peligni, così come la Grangia di San Giorgio è stato ricordato dalla dirigente Dalimonte. Ma non possiamo parlare di qualcuno che non conosciamo. Allora non solo Salle, ma la storiografia italiana dovrebbe essere grata alla professoressa Katia Battaglia per quest'opera meticolosa, quest'opera anche attenta. Da giovane seminarista frequentai la casa di Irma Meaolo, la sorella del compianto Don Gaetano. E Irma conservava ancora, non c'erano i computer, non c'era la digitalizzazione, conservava i dattiloscritti del primo volumetto che, se non erro, fu stampato proprio a Pescara sul Beato Roberto. Un volume interessante, bello, ma tanto agiografico, tanto di leggenda, mentre la professoressa Battaglia ci consegna un'opera attenta a non scadere nella leggenda, a non scadere nel sentito dire, in una trasmissione soltanto orale. È andata anche oltre Italia a cercare fonti. E non possiamo proporre una figura, come dicevo prima, se non la conosciamo nella sua verità storica. Una verità
che non è più opinabile, è una verità reale perché è stata ricercata, è stata documentata, è stata verificata. Allora chiediamo alla professoressa Battaglia di, poiché si conosce, e questo è anche, mi veniva da fare un altro parallelismo, se noi parliamo di Matteo Ricci e la grande evangelizzazione della Cina, questo gesuita che di Macerata, che conoscono tutti, ma non sappiamo che l'intuizione fu del maestro, che era padre Alessandro Varignano, di Chieti, altro gesuita che evangelizza queste Indie orientali. A volte ci sono delle figure considerate minori, non perché siano minori rispetto a, come in questo caso, a Pietro da Morrone, minori perché poco conosciute. Allora, grazie perché ci apre questa finestra e perché si muovono alcuni passi all'insegna di una più capillare attenzione a delle figure che da questi luoghi così ameni hanno dato non solo un impulso profondo a quella che è l'opera di evangelizzazione, così come hanno fatto i Celestini, tra preghiera e opera, si ricordava prima, tra ascesi e organizzazione, ma anche in quell'opera che naturalmente era per quel tempo fondamentale, attorno ai monasteri, alle abbazie, che cosa si andava a creare? Si andava a creare quella che era si andavano a creare i primi segni di urbanizzazione. Allora, chi è il beato Roberto da Salle, da chi profondamente l'ha conosciuto? Buonasera a tutti. Innanzitutto volevo ringraziare di cuore Don Emiliano Straccini, che ha organizzato questo convegno dedicato ai 750 anni del Beato Roberto da Salle. Poi volevo ringraziare il sindaco di Salle Davide Morante, il sindaco di Orsogna il dottor Ernesto Salerni, ancora il professore Daniele Di Bartolomeo, assessore alla cultura del comune di Salle, ma anche docente presso l'Università di Teramo, Don Davide Schiazza, vicario foraneo presso la zona pastorale di Scafa, Don Gianmarco Medoro, il parroco di Rocca Morice, padre Federico Bazzongo, il nostro parroco, ancora la professoressa Daniela Dalimonte, dirigente scolastica e saggista, John Forcone, dell'ufficio promozione del Parco Nazionale della Maiella, e infine volevo ringraziare il Comitato Feste e anche l'intera amministrazione comunale e il giornalista Fabio Di Bartolomeo. Le fonti storiche su cui ho lavorato principalmente per presentarvi questa sera la figura del Beato Roberto da Salle e la figura di San Pietro del Morrone sono tre. La prima è il Compendium dell'Inquisizio in Partibus, che ho rintracciato presso la Biblioteca dell'Arsenal di Parigi. Si tratta degli atti relativi alla canonizzazione di San Pietro del Morrone. Poi abbiamo il Libro Dialogorum, che è conservato presso la Biblioteca Mazarin di Parigi, e la Vita Beati Roberti, conservata presso la Biblioteca Nazionale di Francia e rintracciata proprio grazie al cammino che aveva intrapreso Gaetano Meaolo. E ho seguito le sue tracce e l'ho trovato proprio in Francia. Allora, il Beato Roberto da Salle era nato a Salle nel 1272, non nel 1273, in effetti questa data di nascita è controversa, però gli studiosi più autorevoli lo collocano nel 1272, perché c'è uno studioso molto autorevole che fa il primo ampio studio critico sul Beato Roberto, che è Pierre van der Bosch, un gesuita belga molto attento, il quale studiandolo a fondo sostiene che la data di nascita è proprio il 1272. Muore nel 1341, mentre San Pietro del Morrone è molto più anziano del Beato Roberto, tanto che nasce nel 1209-1210 e poi morirà nel 1296, quindi tardissimo, 87 anni, per l'epoca era un'età veramente elevata. E l'autore di Vita Beati Roberti nel prologo scrive una frase che spiega perché il Beato Roberto da Salle e San Pietro del Morrone praticavano
una vita ascetica. Infatti dice: l'uomo è creato deiforme, vale a dire a immagine di Dio. Questo significa che in ognuno di noi è presente la natura divina. Allora i celestini intendevano esaltare questa natura divina e annullare quella che era la natura umana, per cui ecco spiegate il loro rifiuto di ciò che era il mondo, quindi l'alimentarsi poco, lo stare ad indossare vesti di peli di capra e di cavallo che erano molto ruvide e davano fastidio alla pelle, i digiuni, si alimentavano molto poco, abbiamo detto bevevano molto poco, quindi una vita ascetica lontana da tutto ciò che poteva essere piacevole per gli uomini in genere. Il beato Roberto da Salle e San Pietro del Morrone si incontrano in maniera decisiva nel 1288. Questa data è sempre fornita da Pier van der Bosche, perché l'autore di Vita Beati Roberti racconta l'episodio, però non dà riferimenti cronologici. Il beato Roberto ha 16 anni e San Pietro del Morrone ne ha 79. Si incontrano e il beato Roberto si fa confessare da San Pietro del Morrone presso l'eremo di San Giorgio a Caramanico e presso l'eremo di San Giovanni all'Orfente a Caramanico, scusatemi, e lì vorrebbe dirgli di entrare a far parte dell'ordine. Trova il coraggio e lo fa, ma San Pietro del Morrone gli dice che assolutamente non potrà entrare nell'ordine perché lui deve scegliere un altro ordine, non assolutamente potrà entrare nell'ordine dei Celestini. Il beato Roberto, che nutriva un'ammirazione particolare per San Pietro del Morrone, rimane veramente male, per cui si reca a casa e l'agiografo dice che prega con molta severità, con molta attenzione, tanto che a Salle viene soprannominato Santuccio e questo soprannome gli rimarrà a vita, tanto che lo stesso San Pietro del Morrone lo chiamerà Santuccio e poi rimarrà a pregare molto spesso all'interno della sua casa, fino a quando non trova la mamma a parlare con la Madonna. A quel punto lui si fa coraggio perché capisce che dedicandosi alla vita spirituale potrebbe avere molti doni che altri non hanno e quindi si reca nuovamente in questo eremo di San Giovanni all'Orfente e Celestino V questa volta lo ammette a far parte dell'ordine e qui compie il suo noviziato insieme a San Pietro del Morrone, praticando quella vita ascetica, anche il dettare di genuflettersi 500 volte al giorno viene da Celestino V e il beato Roberto riesce ad imitarlo, tanto che diventa uno dei discepoli più bravi di San Pietro del Morrone. Poi c'è un altro episodio. Questa volta questo episodio è presso l'eremo di Sant'Onofrio. Siamo nel 1294 e Celestino V è eletto Papa. Quindi la notizia arriva proprio in questo eremo e San Pietro del Morrone chiaramente non è contento di essere eletto Papa, quindi si dà la fuga insieme al beato Roberto da Salle, perché dimoravano in questo eremo insieme. Il beato Roberto e Celestino V si accorgono presto che non hanno speranza di fuga, quindi tornano indietro e San Pietro del Morrone gli chiede di seguirlo a Roma e il beato Roberto da Salle gli dice che preferisce rimanere erede di una cella povera piuttosto che partecipe di una gloria ricca e sollecita e quindi rimane presso questo eremo. Chiaramente l'atteggiamento di San Pietro del Morrone è molto chiaro, perché lui da sempre aveva rifiutato la mondanità, poi vedeva nel popolo un fardello, questo ce lo dice lo stesso Peter Erd, che è il massimo biografo di Celestino V, e ci dice proprio vedeva nel popolo un fardello, ma secondo me era anche dovuto all'età, perché Celestino V diventa importante quando già avanti con gli anni, quindi vuole risparmiare il suo tempo per pregare, per dedicarsi a Dio. E ciò ce lo racconta anche la vita C e ci fa capire bene quello che vuole dirci Peter Erd su Celestino V, perché racconta di Celestino V che risiedeva a Sant'Onofrio quando ancora era nato il beato Roberto da Salle ed era una grotta, quindi non era assolutamente
un eremo, e lui aveva dimorato in questa grotta per 5 anni, però decide di lasciare questa grotta e di andare sulla Maiella soltanto perché il popolo spesso si recava da lui, perché era una persona carismatica, perché poteva fare miracoli, e quindi lui è costretto ad andare via. Il Beato Roberto non ha questo carattere, infatti il Beato Roberto, forse anche l'età fa la differenza, ci teneva molto a prodigarsi per il prossimo, quando gli viene chiesto non ha problemi a stare in mezzo al popolo, anzi si prodiga per il popolo, si dedica molto all'evangelizzazione e riesce a ricavare anche quel tempo per pregare. Poi c'è un altro episodio importantissimo che avviene sempre in questo eremo di Sant'Onofrio, e siamo nel 1296, quando Celestino V muore. La sua anima, come ultimo desiderio, desidera proprio andare a salutare il Beato Roberto da Salle, che si trova proprio nell'eremo di Sant'Onofrio. Si reca nell'eremo di Sant'Onofrio, il Beato Roberto gli chiede: ma dove stai andando? E Celestino V gli risponde: sto andando da Dio. Allora gli chiede: devo seguirti? E lui risponde: no, non devi seguirmi. Che cosa devo fare? Gli chiede ancora il Beato Roberto, e gli dice: rimani a praticare una vita ascetica in solitudine. E quindi il Beato Roberto accetta i consigli di San Pietro del Morrone, rimane in questo eremo, e sempre Pier van der Bosch ci colloca cronologicamente anche il tempo, dice che ci rimarrà fino al 1297-1298, quando sarà trasferito presso San Giorgio a Roccamorice. E qui a Roccamorice pratica sempre quella vita ascetica con i digiuni, mangia pochissimo, 230 grammi di pane al giorno, perché questa quantità gli è dettata da una visione in cui Gesù gli appare e fa vedere che dà proprio 230 grammi agli apostoli, quindi si dedica anche alla scrittura, scrive opere spirituali, dedica una biografia al suo maestro che è San Pietro del Morrone, prega molto di frequente e si genuflette 500 volte al giorno, infatti questo è un motivo per cui sarà anche ricordato dagli storici. Si reca al capitolo generale dell'ordine ogni tanto, e pensate, in un periodo importante della sua vita, quindi tra il 1306 e il 1307, si reca a testimoniare nel processo di canonizzazione di San Pietro del Morrone, e qui c'è una testimonianza importantissima. Innanzitutto lui dice di aver dimorato per 2 anni e 10 mesi con San Pietro del Morrone, e poi sempre in questa testimonianza, che è custodita presso la biblioteca dell'Arsenal di Parigi, proprio nel compendium dell'Inquisizio in Partibus, dice: mio fratello è stato guarito da San Pietro del Morrone perché era paralizzato da 4 anni, quindi la sua famiglia era stata diciamo miracolata proprio da San Pietro del Morrone. Qui capiamo che in famiglia erano almeno 5, perché nella vita cita una sorella, a questo processo cita un fratello, quindi erano 5 componenti nella sua famiglia almeno, gli altri non li nomina. Poi fa un'altra rivelazione, dice che lui stesso aveva ricevuto un miracolo dal Beato Roberto da Salle. Pensate che aveva un tumore all'occhio destro, alla mascella, questo prima di 24 anni, ed era stato guarito da San Pietro del Morrone. Quindi chiaramente il rapporto con San Pietro del Morrone era molto importante, perché San Pietro del Morrone gli aveva anche restituito la vita, sarebbe morto se non curato. E poi diciamo questa testimonianza sarà molto importante proprio per capire a fondo anche il rapporto che c'è tra i due. Quindi torniamo in questo monastero di San Giorgio, dove vi racconto soltanto altri 2 momenti della vita del Beato Roberto da Salle e poi concludo. In pratica, sempre in questo monastero di San Giorgio, presso Roccamorice, lui si comporta in modo straordinario, e ci sono dei topos letterari che ricorrono nelle opere
diciamo, nella cultura mondiale, perché possiamo dire che il mondo culturalmente attivo erano l'Inghilterra, la Germania, la Francia, l'Ungheria. Allora tutte queste nazioni, oltre che l'Italia, citano proprio questi passi importanti della sua vita, come per esempio lo genuflettersi 500 volte al giorno, il lasciarsi pendere da una croce e la risurrezione di un morto per il tempo di una confessione. Questo è in assoluto il miracolo più importante, che sarà ricordato da un grandissimo studioso che è Denis Lefebvre, uno studioso francese di greco e latino, del quale si diceva: se Roma ha avuto il suo Cicerone, il suo Virgilio, se la Grecia ha avuto il suo Demostene e il suo Omero, l'Università di Parigi ha il suo Lefebvre. Quindi da questo momento c'è la formazione spirituale del Beato Roberto da Salle che lo contraddistingue. Dopo però un periodo di permanenza in questo monastero di San Giorgio, in seguito ad una visione statica che gli fa capire che deve lasciare questa vita ascetica e dedicarsi all'evangelizzazione, si reca a Roccamontepiano e comincia a fondare monasteri. Fonda 14 monasteri e 7 ospedali. Gli ospedali non sono necessariamente un luogo di cura, ma anche un luogo di rifugio per i pellegrini. Incrociando la documentazione sono trovati 7 monasteri e un ospedale, ma ciò non significa che in effetti la geografo abbia detto una bugia, perché purtroppo la documentazione di epoca medievale sì episodica, frammentaria, poi non giunge facilmente ai nostri giorni. Quindi nonostante gli sforzi della geografo siano quelli di ricondurre la religiosità del Beato Roberto da Salle al patrimonio religioso dei Celestini, in effetti nel Beato Roberto da Salle emergono tematiche che sono riconducibili al patrimonio francescano di Angelo Clareno e Ubertino da Casale. Questo suo lasciarsi pendere da una croce, per il quale riceve anche il dono di fare miracoli, che è una figura che fa il giro del mondo come importanza e come ricordo degli studiosi autorevoli, ci fa capire molto sulla sua religiosità, che è molto vicina appunto a quella dei francescani di Angelo Clareno e Ubertino da Casale. Anche quando morirà all'età di 69 anni, si farà portare una croce e, dopo aver salutato tutti i suoi confratelli, la geografo riporta le parole precise che dice ai suoi confratelli: allargherà le braccia su questa croce e morirà. E comunque non sono i miracoli, che sono anche tanti, quelli compiuti dal Beato Roberto a rendere importante il Beato Roberto negli studiosi del passato, ma la sua figura è resa proprio importante per il prodigarsi per il prossimo, per l'evangelizzazione, per l'aver aderito al progetto che Dio riserva ad ognuno di noi. E a conclusione volevo rispondere alla domanda che mi aveva fatto il professore Daniele Di Bartolomeo riguardo al coperchio dell'urna. Allora, in effetti nel tempo fa avevamo fatto un inventario nel 2018 proprio in questa chiesa, e purtroppo anche allora era sparito questo coperchio, quindi adesso sono abbastanza anni che quel coperchio manca. Quindi abbiamo fatto un inventario preciso di tutti i beni di questa chiesa e già non risultava più presente. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie professoressa Battaglia. Vogliamo anche domandarci se il Beato Roberto da Salle può interessare soltanto gli storici o un territorio. Ecco perché lo stare qui vuole unire più dimensioni, e una di queste appartiene a quell'ambito del turismo che viene definito come turismo religioso, ma che tante volte ha bisogno naturalmente di un'anima, ha bisogno di dare risposta a ciò per cui noi ricordiamo il Beato Roberto da Salle, sempre in quell'ottica di un uomo di fede, di un uomo di Dio che continua, come diceva la professoressa Battaglia, a parlare ancora a noi uomini e donne del 2023.
Il tema che accennerò, anche per non tediarvi e per dare spazio anche agli altri relatori che ci parleranno del cammino di Celestino e della anche devozione popolare da vivere, appunto per rimanere fedeli e non disincarnare quello che è lo spirito della fede e della pastorale. Il tema che mi è stato assegnato è quello del turismo conviviale. Un turista viene a Salle, visita la chiesa, ma perché dovrebbe tornare? Quali possono essere i criteri anche che possono essere applicati ad Orsogna, possono essere applicati a Roccamorice, a Letto Manoppello? Tutto nasce da un bisogno che man mano si va riscoprendo, di convivialità, di spiritualità, di incontro. L'uomo contemporaneo di questo tempo, del quale noi tutti facciamo parte, malati di frenesia, di fretta, abbiamo bisogno, anche senza rendercene conto, di relazioni sane, relazioni feconde, relazioni che vanno a far incontrare chi si mette in cammino, ascolteremo il cammino di Celestino, e chi invece è chiamato ad accogliere, comunità ospitante, dove non c'è soltanto l'inseguire quel modello di un turismo mordi e fuggi che guarda soltanto a degli utili importanti, ma l'Ufficio Nazionale di Pastorale del Turismo e Tempo Libero ci dà due chiavi di lettura importanti che unisce la parola pane con la parola parola. Il pane è il lavoro, la parola è l'evangelizzazione. Allora, tutto questo, capite bene come ci porta a ravvisare il bisogno di ciascuno di noi, anche alla luce del tempo della pandemia, perché ogni tanto noi citiamo così come un periodo che ci sembra lontanissimo, un periodo che ha inciso nelle persone, nelle istituzioni, nelle comunità, nelle relazioni. Quindi questo bisogno di mantenere vive e possibilmente rafforzarle le relazioni con gli altri. Il turismo conviviale da mettere in atto parte dal bisogno che ognuno di noi matura di relazioni con gli altri. C'è bisogno di spiritualità, ma anche in un tempo in cui in tanti, noi sacerdoti lo vediamo, non ci si professa credenti, praticanti, ma ci si professa bisognosi di che cosa? Di incontro, di rispetto reciproco, di attenzione verso gli altri. Chiamati tutti, e questo territorio che anche come direttore dell'Ufficio Diocesano per la Pastorale del Tempo Libero io amo immensamente, infatti tanti incontri in questi anni, la settimana prossima ne avremo uno a San Valentino e il 10 settembre all'Eremo di Santo Spirito, appunto perché la Maiella continua a parlarci con la sua storia e la sua bellezza, una bellezza che ha bisogno di essere conosciuta, ma anche di essere messa in rete, e questa rete di cui noi ci nutriamo la bocca di parolone grandi, ma che alla fine basterebbe poco per essere, come del resto questo territorio merita, essere attrattivi di una attrazione che lasci qualche cosa di profondo nel cuore di chi si mette in cammino. Dove il manifesto, se vogliamo dire, del turismo conviviale ha il suo punto di forza non soltanto nella dimensione economica, ma come ho detto nella dimensione relazionale, facendo tesoro di quelle che sono le risorse di un territorio,
parliamo delle istituzioni, in primis l'istituzione comunale, c'è una Proloco chiamata anche a valorizzare le specificità di un territorio, ma anche gruppi giovanili, istituzioni come la scuola, come anche associazioni che vogliano promuovere il turismo, e non importa, non so se il sindaco sarà d'accordo, vedere il numero di quanti ne siamo, l'importante è partire da una convinzione che è possibile, e tutto ciò che è possibile può essere realizzato. Realizzare anche una attenzione al proprio territorio che si ama, diceva la nostra dirigente, la professoressa Dalimonte, che il suo cuore è a Roccamoricci, quindi anche andando a Pescara, città bella, città moderna, però si è sempre spinti da quelle radici verso le quali si nutrirà uno spirito di gratitudine, ma anche di riconoscenza, e dove quelle radici uno si augura vadano valorizzate anche qui. La conoscenza del beato Roberto da Salle si incontra con il territorio, con coloro che accolgono, con quella persona che esce di casa e alla quale si chiede informazione, dove andare a visitare il corpo, con il comune che avrà un ufficio di promozione turistica, dirà quello che si potrà fare non soltanto a Salle, si scenderà all'Orfento, ci saranno dei prodotti tipici, il Museo delle Corde Armoniche, tutto questo che un territorio deve conoscere, ma deve anche valorizzare. A volte, e questo permettete, penso che sia un nostro limite, un po' di tutti, che ci si piange addosso, siamo da soli, siamo sempre gli stessi e non vengono persone. Basta crederci, come del resto è successo. Permettete che io, anche come responsabile, citi la cooperativa Riparossa, no? Che nel giro di pochissimi anni ha avuto, anche grazie a questi giovani che hanno creduto al territorio, perché io devo andare fuori, perché devo andare altrove, io voglio rimanere, e questo rimanere, pensate, ho avuto una chiamata in curia dove si diceva, una signora che veniva da fuori, dove ringraziava la diocesi, pensava che fosse diocesana, per la cura, l'attenzione, la capacità di accoglienza, la documentazione anche storica, dove non dobbiamo essere degli affabulatori o dei leggendari, ma sappiamo trasmettere ciò che appartiene alla nostra storia, mettendo in atto quello che Papa Francesco ci ricorda essere la memoria del futuro. Credere a 750 anni dalla morte del beato Roberto non basta. Il beato Roberto che parla oggi, parla di spiritualità, ma parla anche di un territorio, parla di una sua storia, parla di una comunità fatta di volti, fatta di incontri, fatta di bambini. A volte quando uno viaggia per tanti paesi si vedono quei cartelli, si prega di rallentare perché in questo paese ci sono ancora i bambini che giocano per strada. Vedo mentre noi parliamo un bambino che gioca con la palla, e questo vocio ci rallegra, non ci infastidisce. Vado verso la conclusione dicendo che cosa è importante perché nasca un turismo conviviale. Crederci insieme. Il Papa ci parla di sinodalità. La sinodalità è camminare insieme, camminare per comuni, camminare per istituzioni, camminare per cammini. La via della pace, il cammino della pace non è in contrasto con il cammino di Celestino, non è in contrasto con andando a Napoli, avendo una docenza alla scuola di arte e teologia, l'anno scorso agli studenti e un master per professionisti, io portai, grazie al Parco della Maiella, un video fatto con un drone delle tre
abbazie. L'abbazia di Santa Maria Rabona, San Liberatore a Maiella e l'Eremo, più che abbazia di Santo Spirito a Maiella. E ho detto agli studenti, che era un laboratorio da dover svolgere, create voi che state a Napoli, in Calabria, create voi un percorso. E sono venute fuori, senza esserci stati fisicamente, delle possibilità straordinarie. Per citare Agostino d'Ippona, Sant'Agostino, lui lo diceva in riferimento alla santità: se per questi e queste è stato possibile, perché non è possibile per me? Allora l'intuizione alla valorizzazione, in grado ognuno di noi, istituzione chiamata in causa, di valorizzare spazi aggregativi, ricettivi, antiche vie di pellegrinaggio, anche iniziative culturali tra le più disparate, a volte una lettura di un linguaggio medievale al castello di Salle, o mi viene in mente, ascoltiamo anche con i bambini un laboratorio creativo, il rumore del fiume, quali impressioni, disegnare alla sera quello che si è ascoltato la mattina, o creare attraverso i loro linguaggi, non so, anche i linguaggi social, qualche cosa che possa essere di attrazione, dove anche il bambino si sente protagonista della sua storia e non invidia il ragazzino che vive a Pescara, che può avere tutti i comfort, forse arriva prima a scuola, ma dove la qualità della vita può essere più segnata dall'inquinamento o altro, senza demonizzare alcun territorio, alcuno spazio, ma cercando di trasmettere quella che è l'amore per una comunità che affonda le proprie radici in un passato lontano che parla tuttavia al futuro che ci attende. La convivialità e la fraternità, abbiamo bisogno tutti di non credere da soli che tutto questo è possibile. Sarà possibile e sarà reale quando insieme ci crederemo tutti. Do la parola a John Forcone, che naturalmente, la vita è fatta di provvidenza, di incontri, e John Forcone appartiene anche a uno di questi incontri, dove io devo prendere atto, non l'abbiamo mai detto pubblicamente, dove mi chiama il suo parroco e mi dice: Don Emiliano, c'è un signore che vorrebbe incontrare il direttore dell'ufficio di pastorale del turismo e tempo libero. Chi è? Sei tu? Allora, bene, perché che fa? Lavora nel parco, nell'ufficio di promozione del parco della Maiella. Ci siamo incontrati, e dove è venuto fuori un bellissimo discorso che si è avviato sul cammino di Celestino, dove noi enti laici, istituzioni laiche, possiamo essere la forza, il braccio, possiamo avere intuizioni. Ma guai, così anche come per il Beato Roberto, guai a snaturare della religiosità, della spiritualità, un cammino appunto che nasce da uomini e donne di Dio. Uomini e donne che hanno avuto questo doppio sguardo, Celestino, Roberto, al cielo, ma anche con una attenzione naturalmente al territorio. Il Beato Roberto non va oltre una congregazione, oltre una diversa storia di quella che è Celestino. Intanto si è partiti un po' alla stregua anche del Cammino di Santiago, da premettere che ogni cammino nasce con le sue peculiarità, non nasce mai per imitarne un altro. Perché ogni territorio ha la sua storia, ogni territorio nasce in quel contesto. Allora noi vogliamo ascoltare, anche perché il Comune di Salle è proprio inserito pienamente nel cuore del Parco Nazionale della Maiella. Allora parlaci di questo cammino.
Buonasera, grazie per l'invito Don Emiliano, Katia, la comunità e l'amministrazione di Salle e Don Federico che è il padrone di casa, lo ripeto. Voi sapete che la Maiella è patrimonio UNESCO, Geoparco Mondiale dell'UNESCO dal 2021. Ora nel 2020 quando arrivarono i due verificatori dell'UNESCO, erano un cinese e un catalano, e li portammo per diversi giorni in giro a vedere i vari geositi, ne abbiamo 95 in tutta la Maiella, di cui alcuni hanno valore nazionale, alcuni addirittura internazionale per l'eccezionalità geologica che questi hanno. È chiaro che questa gente aveva visto in giro per il mondo di tutto, io ho visto i geoparchi cinesi sono eccezionali. Visitando la Maiella rimasero molto colpiti e dissero subito che i valori geologici non erano in discussione. Quello che non si aspettavano è di trovare, per esempio, in uno dei geositi che noi abbiamo sottoposto a candidatura, l'eremo di Santo Spirito a Maiella. Obiettivamente, quando arrivarono lì, rimasero interdetti, perché a differenza di quei posti assolutamente singolari, unici, che ce ne sono tantissimi nel mondo, dove il valore geologico è eccezionale, lì veniva fuori, ed è forse l'eccezionalità della nostra montagna, l'adesione totale tra l'uomo e la materia inerte, la roccia, con un valore artistico, ma con un substrato religioso notevole. Loro rimasero colpiti e vi dirò di più, solitamente l'UNESCO impiega 5 anni perché vengono, vedono, ti prescrivono le cose che non vanno e dopo 5 anni forse ti rispondono. Dopo un anno ci hanno fatto comunque delle prescrizioni, ci hanno riconosciuti. Un'anomalia. Ora, questo, vi ho raccontato questo per dirvi quanto sono importanti, quale valore hanno intrinseco i nostri eremi. E io credo che almeno chi li frequenta, chi li ama, ha sempre attribuito un valore a queste strutture. Ora, noi però al parco ci siamo trovati di fronte a una difficoltà. Diceva Don Emiliano prima, dice, perché uno dovrebbe venire qui, parlava di Salle, ma parlo in generale dei nostri territori, nell'attività promozionale che il parco fa, e facciamo tanto, anche investendo pure qualche soldino, chiaramente che vanno spalmati sull'immagine generale di tutto questo territorio che è enorme, che raggruppa non solo la Maiella ma il Morrone e altri gruppi di montagne. Portiamo in giro, raccontiamo quelli che sono i valori di questi posti. Ha rubato la scena negli ultimi mesi Juan Carrito, che si spostava tra il Parco d'Abruzzo e noi, ma il lupo, ma anche gli eremi. Come dire, un racconto generale di un territorio che noi riteniamo importante, straordinario. Non è, forse per alcuni aspetti è unico, ma tutto questo noi lo diciamo col nostro punto di vista, con gli occhi del nostro retroterra culturale, dai nostri ricordi d'infanzia, dell'amore che abbiamo per questa terra. Ora però, quando andavamo a raccontarlo all'esterno, c'era una difficoltà, noi non riusciamo a capire perché questi eremi non raccoglievano interesse. Ci siamo accorti dopo che era sbagliato il nostro punto di vista, cioè noi ci limitavamo a dire che questi posti erano belli, ma di posti belli ce ne sono tantissimi in Italia. Quindi la proposta era non venite da noi perché, o meglio, scusate, la proposta nostra era venite da noi perché è bello. In realtà la proposta doveva essere un'altra: venite da noi perché potete fare delle cose. Quindi l'approccio è completamente diverso. E quale poteva essere lo strumento per raccontare il cosa qui si poteva fare? Nel caso degli eremi era proprio quella dei cammini. Ora i cammini vanno un po' di moda da un po' di anni, da quando il Ministero a metà del 2005 mi pare dichiarò l'anno internazionale dei cammini, dove in Italia eravamo praticamente, erano pochissimi, riscoprivano appena appena la Francigena, ma insomma c'era un fermento, ma erano pochi. Adesso c'è un dilagare di questi cammini. Noi dal canto nostro ci siamo accorti che i cammini diventavano non una proposta turistica, non un itinerario in più del parco. Noi abbiamo oltre 1000 chilometri di sentieri, con tutte le difficoltà che vi potete immaginare per gestirli. Quindi non diveniva un itinerario turistico in più, era la chiave di lettura dai nostri occhi rispetto a chi ci vuole venire a visitare. Per cui un racconto nuovo,
con un filo conduttore che è rappresentato da questo itinerario. E ci siamo accorti da subito che le cose sono cambiate. Quindi vieni da noi perché puoi fare questo. Il primo tratto, aperto nel 2018, l'abbiamo individuato tra Sulmona e Serra Monacesca. Anche con delle licenze di carattere storico, quindi abbiamo sicuramente avuto una consulenza scientifica rispetto alla vicenda di Celestino, ma ci siamo posti anche un altro obiettivo, perché poi a volte noi facciamo di nuovo lo stesso errore, pensiamo sempre a noi stessi. Noi ci siamo detti, diceva prima chi ha citato Indro Montanelli diceva un'altra cosa del suo giornale: l'unico padrone qua è il lettore. Ecco, nel nostro caso noi abbiamo stabilito, anche per resistere, lo dico senza problemi, alle pressioni che arrivano poi dalle amministrazioni che cominciano a vedere, o dagli alberghi che cominciano a vedere i risultati, ecco, l'unico nostro padrone rispetto a questo ragionamento è il pellegrino. E per cui questo itinerario, che è la chiave di lettura di questo racconto degli eremi della Maiella fino a qualche anno fa, perché adesso vi dirò questa chiave di lettura si è allargata e si sta allargando ancora di più, quindi l'unico interesse nostro è che questo itinerario sia logico rispetto all'esperienza che il pellegrino deve fare, con grosse difficoltà, perché io ti dico di venire in un territorio, ma poi quei valori che io ho devono essere fruibili. Immaginate che in Abruzzo, e lo dico senza problemi, c'è una grande difficoltà a fruire i patrimoni, palazzi chiusi, musei chiusi, per cui è evidente che poi fatto l'itinerario poi c'è bisogno di uno sforzo a tutti i livelli. Don Emiliano l'ha detto abbastanza chiaramente, per rendere fruibili non i nostri palazzi o le nostre chiese, i nostri valori. Perché chi viene a fare i cammini non cerca l'itinerario turistico, non cerca il villaggio, cerca il contatto con le persone. Don Emiliano parlava di turismo conviviale. Voi pensate una cosa, che nello studio, nell'indagine che ogni anno pubblica Terre di Mezzo, che è l'editore leader in Italia dei cammini, ogni anno pubblica un'indagine, lo strumento primario di promozione dei cammini, sapete qual è? Il passaparola, che ormai è archeologia, non esiste più il passaparola. Ecco, nel caso dei cammini è il passaparola, perché comunque le persone passano parola, cioè quindi vi invitano altre persone a fare quei cammini rispetto all'esperienza che hanno fatto su quei territori, e l'esperienza la possono fare solo incontrando le persone. Quindi capite bene che un itinerario di questo tipo, promosso da un ente pubblico, si deve poi tradurre in un'adesione di quei territori, con una condivisione totale di questo tipo di itinerario, perché parliamo di, appunto, lo ripeto ancora una volta, non di un itinerario, mi sono espresso male, ma di una chiave di lettura dei nostri territori, per cui è a tutti gli effetti, noi in ufficio lo diciamo spesso, questo è un percorso soprattutto culturale per le comunità che si vedono attraversare i cammini, e immaginerete che è una cosa complessa, anche perché dai primi 90 chilometri, perché poi i cammini, il Cammino della Pace lo so benissimo, hanno bisogno di avere tanti chilometri, perché forse anche solo camminando tanti giorni, una settimana, un mese, tu riesci a trovare quello che cerchi, no? L'esempio di Santiago è esemplare, no? Dicono tutti che chi fa Santiago torna, almeno chi fa il mese, lo fa tutto, le varie vie, torna cambiato, no? Perché evidentemente questo stare tanto con se stessi, ma anche con gli altri, ma fare è un'esperienza che ti cambia. Per cui noi abbiamo cominciato a vedere i risultati, ci siamo però resi conto che c'erano dei limiti. Tra l'altro, sulla vicenda di Celestino raccontavamo una fetta della sua vita, no? E per cui ci siamo inventati che questo itinerario doveva crescere, e quindi cominciato dall'anno scorso lo abbiamo portato dall'Aquila alla Badia Sulmonese, poi ricalcava i 90 km della Maiella, e uscendo a nord da Serra arriviamo per ora a Ortona. Da gennaio cominceremo a lavorare per andare dall'Aquila a Roma e da Ortona a Vieste, che è il punto dove Celestino fu imprigionato. Questo si è tradotto subito con un successo. Questa è la credenziale, cioè vale a dire il passaporto, dove i pellegrini, come accade a Santiago, possono ricevere il timbro a testimonianza del passaggio in quelle località. L'anno scorso abbiamo dato per i soli 90 km della Maiella 2.400 di queste, quasi 2.500.
vuol dire tanto. Ora però questo si è scontrato, quindi questo successo immediato si è scontrato con le difficoltà sul territorio, una notte per tappa, quindi la difficoltà di trovare una camera solo per una notte, magari è facile a giugno, ad agosto è complesso. Una rete di ospitalità povera, quindi che sia supportata dalle viene chiamata proprio ospitalità povera, supportata dalle parrocchie, da strutture comunali, quindi sicuramente c'è una fetta di pellegrini escursionisti che cercano un livello alto di ricettività, di ospitalità, ma c'è sicuramente chi vuole fare dei viaggi a basso budget. Tenete presente che però parliamo di numeri molto alti, per cui noi ci siamo trovati di fronte a questa grande difficoltà. Tenete presente che rispetto agli altri cammini in generale noi abbiamo un'anomalia: i cammini generalmente nascono dal basso, dalle comunità locali, dalle associazioni. Noi, questo è nato da un ente pubblico, da un grosso ente pubblico, che dà il vantaggio per ora che noi monitoriamo tutto, noi facciamo la manutenzione dei sentieri, facciamo la segnaletica, controlliamo tutti gli anni mi rifaccio l'itinerario perché voglio vedere con gli occhi miei se tutto funziona. Detto questo, però, questo può essere un limite, perché comunque poi se questo arrivare dall'alto non si trasforma con uno spandersi sul territorio, con una condivisione ampia, evidentemente questa rimane un'operazione a metà e che comunque non porterà dei risultati. Devo dire che almeno sulla Maiella, dove siamo partiti dal 2018, la risposta del territorio è stata importante. Sugli altri territori, che non è casa nostra, Valle della Terno o andando verso il mare, andiamo più lentamente. Adesso abbiamo cominciato a avere abbiamo cominciato a incontrarli uno per uno, gli attori sul territorio. Esperienza bellissima, vi assicuro che però rallenta molto questo processo, perché parliamo di decine di comuni. Questa settimana abbiamo sottoscritto un accordo all'Aquila tra noi e il Cammino del Perdono, perché noi ci affidiamo una parte del loro itinerario, non in tutto, perché comunque lo abbiamo e continuiamo a modificare questo tracciato. Ecco un altro aspetto: ci accorgiamo ogni anno di aver fatto gli errori, ci accorgiamo ogni anno di poter migliorare l'esperienza di chi fa questo cammino. E ci siamo inventati una flessibilità con le app, con i deadline che ristampiamo ogni anno, con tutto il materiale che produciamo, in maniera tale da poter aggiornare, diciamo così, in tempo reale qualsiasi modifica. Questi giorni abbiamo incontrato l'amministrazione di Raiano, dice: ma perché non passate all'eremo di San Venanzio? Perché è complicato. E loro ci hanno detto: questo lo dite voi che è complicato, ora lo risolviamo noi. Per cui di nuovo l'incontro su chi conosce il territorio, noi avevamo semplificato. Quella tappa tra l'altro è corta, quindi ci consente di allungare un po', loro ci troveranno una soluzione. Ecco, no, quindi ogni anno, tra l'altro, il Ministero ci impone di rimanere sotto il 40% di asfalto, perché sapete bene che l'Italia è ampiamente urbanizzata. Sul lato costa noi abbiamo scelto di uscire a Ortona anziché tagliare verso Lanciano. Lì, nonostante i grandi vigneti che ci sono, le strade sterrate sono pochissime, per cui noi lavoriamo sempre per accorciare questa quantità di asfalto. Ora parlavo dell'accordo con il Cammino del Perdono perché c'è un ragionamento tra i cammini italiani, dove spesso accade, perché accade spesso che i cammini passino in una valle, magari capita per noi nella Valle della Terno, in un fondovalle dove passa non un cammino ma ne passano tre, per cui lì c'è confusione. In realtà poi ognuno di quei cammini racconta una vicenda e poi spesso poi si staccano e vanno ognuno per conto proprio. Ecco, innanzitutto volevo dire questo: il lavoro di Katia, io credo che su un personaggio come ha detto Emiliano, minore rispetto alla vicenda di Celestino o considerato tale come il Beato Roberto, ci consente invece di avere una base scientifica solida sulla quale costruire un racconto, perché se noi ci basiamo sulle leggende, che sono importantissime, che fanno parte della nostra identità, ma la base scientifica è importante. Dopodiché, e poi chiudo, ho detto che il cammino è la chiave di lettura nostra, ma poi ci siamo accorti di una cosa, era ovvia, che poi ognuno se la costruisce come vuole. Che cosa vuol dire? Che ognuno si inventa rispetto al mio racconto, a quello che io ti ho proposto, qualcosa di diverso. Quindi il fatto che per esempio qui passi il Cammino della Pace ci dà l'opportunità, ecco, Don Emiliano l'ha detto prima chiaramente, di fare una rete. Allora, quando noi abbiamo a disposizione una rete di itinerari con una logica di cammino e non di sentieri, consente questa rete a chi ci vuole venire a trovare di costruirsi il proprio viaggio.
per cui con la base scientifica del lavoro, quindi aggiornato rispetto al lavoro degli anni 60 sul Beato Roberto e sulla possibilità di arrivare sui nostri territori, qua il Cammino Celestino arriva a Caramani che poi devia verso Roccamorice, per cui questo territorio non lo tocca. Però è chiaro che, essendoci il cammino della pace, ognuno può costruire e forse, aggiungo, noi possiamo suggerire nei materiali che andiamo a produrre anno per anno queste connessioni, in maniera tale che ognuno, ripeto, si costruisca il proprio viaggio su questi nostri territori. Grazie John. Mi pare di aver letto il titolo di un libro qualche anno fa, Generazioni connesse, no, Generazione, un programma scolastico, ecco. Allora si può anche prendere in prestito questo titolo per dire Cammini connessi. Cammini connessi dove è stato ribadito la scientificità di un lavoro come quello della professoressa Battaglia ci dà anche l'opportunità di offrire un itinerario, più itinerari che non siano campati in aree, dove ognuno, è stato detto, può cercare ciò di cui ha bisogno. Ricordo proprio l'anno scorso, quando eravamo impegnati sempre con questo drone, ci trovavamo a San Liberatore a Maiella, che stavano passando proprio due tedeschi che avevano fatto un tratto del cammino di Celestino. E quello che ricordo era, certo, la stanchezza, perché passare su strade sterrate naturalmente comporta una stanchezza non indifferente, ma la gioia di essersi trovati in quel momento dentro l'abbazia di San Liberatore a Maiella e di aver respirato bellezza. Ci avviamo verso la conclusione del nostro convegno, ma è importante però non snaturare la spiritualità dalle sue finalità. Che cosa voglio dire? Che avere la devozione per il Beato Roberto deve necessariamente essere questa devozione una devozione che porti a Cristo. Si è detto che in tanti si mettono in cammino, ma anche chi sosta davanti all'urna di un santo, di un beato, va alla ricerca di qualcosa. Allora chiedo a Don Gianmarco Medoro, che è parroco in Roccamorice, dove anche lì da San Pietro Celestino, ma anche a San Bartolomeo, vedo anche l'attenzione a curare anche feste e tradizioni locali. La settimana prossima ho visto anche il programma dettagliato di Sant'Anna. È bello anche valorizzare quella che è la spiritualità di un luogo. Valorizzare non in chiave, devozionalistica, ma devozionale. Qual è, caro Don Gianmarco, questa differenza? E soprattutto grazie per aver accolto il nostro invito. Beh, sono io, scusatemi, alzo perché dopo tanto tempo seduto. Sono io che ringrazio per l'invito e saluto Don Emiliano, che è il direttore dell'Ufficio del Turismo, che ha una attenzione particolare per il nostro territorio, viene sempre a visitare. Saluto Katia, che ormai ci lega un'amicizia, e la ringrazio per il prezioso lavoro, perché ci permette di riscoprire anche la figura di San Pietro Celestino, che noi a Roccamorice dobbiamo particolarmente curare. E ringrazio John Forcone, i sindaci qui presenti, il nostro vicario zonale, il parroco di Salle. Permettetemi però un ringraziamento particolare alla professoressa Daniela Dalimonte, è il primo contesto pubblico che mi permette di salutarla dopo la sua nomina a Pescara. Io vorrei chiedervi un applauso per lei, perché ha dato tantissimo alle nostre scuole. E siccome quello che dovrò dire fa parte un po' della mia esperienza nelle piccole comunità di cui sono parroco, io devo dire che Daniela ha fatto un grande lavoro per tenere vive le nostre piccole comunità scolastiche,
Il fatto che va via mi ha molto colpito, però essendo una mia parrocchiana il rapporto rimane, perché chi è di Rocca Morice resta a Rocca Morice. Bene, quando ho ricevuto l'invito, gli ho detto a Don Emiliano, ho detto, ma io proprio non sono in grado, perché in realtà io ho fatto le scuole basse, no? Quindi parlare ai convegni. E lei dice, no, ma tu sei in grado. Allora, poc'anzi, prima di venire qua, in una chiamata, gli ho detto, ma tu gli si dai la porchetta e ci si mette la croste, fatto bene. Ma ha detto di no. Dice, tu fai i convegni, io faccio la porchetta. Cioè, sono due cose molto diverse. Però cercherò di dirvi qualcosina, ecco, perché non è proprio il mio contesto. Mi è stato affidato il tema della pietà popolare, la religiosità popolare, e mi ricordavo un intervento che il cardinal Jorge Medina Estevez, per intenderci il cardinale che fece la proclamazione dell'Habemus Papam quando fu eletto Benedetto XVI, lui allora era il prefetto della congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, ecco, in questo contesto lui disse: la pietà popolare è un tesoro della Chiesa. E perciò questa sera proverò a farvi entrare in questo scrigno prezioso che è la pietà popolare, ponendoci quattro domande a cui darò delle brevissime risposte. Le quattro domande sono: che cos'è la pietà popolare? Quali sono le sue particolari caratteristiche? Quali sfide propone al nostro tempo? E che cosa il Beato Roberto può dire alla pietà popolare? Noi ce l'abbiamo qui di fronte con le sue reliquie, faremo quasi un'intervista a chiedere al Beato Roberto, ma che ci dici di questa pietà popolare? Perché è stata importante per la tua vita e perché deve essere importante anche per noi? Ecco, prima domanda, che cos'è la pietà popolare? Paolo VI la descrive come una pluralità di espressioni particolari della ricerca di Dio e della fede presso un popolo. Si tratta di un fenomeno diffuso, quello della religiosità popolare, dice Paolo VI, sia nelle regioni in cui la Chiesa è impiantata da secoli, sia dove la Chiesa è appena stata impiantata. Soggetto perciò portatore della religiosità popolare è il popolo. Allora potremmo dire, dando una prima definizione, che la pietà popolare è espressione della fede di un popolo. Più avanti, nella Vigesimus Quintus Annos, Giovanni Paolo II dice che la pietà popolare non può essere ignorata né trattata con indifferenza o disprezzo. Quanti nostri confratelli disprezzano la pietà popolare? Quante volte ci succede? Che non serve a niente la pietà popolare. Molti sentiamo nei nostri contesti ecclesiali a volte questa cosa, no? Che serve la pietà popolare? Ma, dice Giovanni Paolo II, essa è ricca di valori e già di per sé esprime l'atteggiamento religioso di fronte a Dio. Un'autentica pastorale liturgica, dice sempre il Papa Santo, saprà appoggiarsi sulle ricchezze della pietà popolare. Perciò una seconda definizione che possiamo dare della pietà popolare è che essa non è liturgia, non è liturgia la pietà popolare, ma aiuta la liturgia. Voi immaginate la consuetudine che è presente nelle nostre parrocchie. Prima della messa, che è l'atto liturgico più grande, noi diciamo il rosario. Per esempio, la pietà popolare ci suggerisce che il venerdì di Quaresima si deve fare la Via Crucis. Aiuta la liturgia, non è liturgia. Seconda domanda, quali sono le particolari caratteristiche della religiosità popolare? Anzitutto la corporeità. Perché per esprimersi un popolo ha bisogno del corpo, ha bisogno dei gesti, ha bisogno di una ritualità corporea molto forte. Voi immaginate, da me il 25 agosto a Rocca Morice c'è la tradizione di trasportare San Bartolomeo di persona in persona e c'è un contatto fisico molto bello. Secondo, la ritualità, appunto. Il popolo è molto attaccato al rito. Il 18 luglio qua si fanno le stesse cose da secoli. Così il 25 agosto, da me c'è un clima, c'è un rito rigidissimo e guai se il parroco prova a cambiare una parte del rito di San Bartolomeo. Poi c'è l'umanità, nella pietà popolare è forte l'anelito umano, il popolo si unisce in un forte afflato che unisce una comunità.
l'approccio interessato al divino. Ecco, questo non è tanto buono, però è una caratteristica della pietà popolare, perché nelle preghiere, nei canti, negli inni, nell'inno del Beato Roberto c'è proprio, è proprio palese, forse perché è stato fatto durante la guerra, viene chiesta che cosa? La guarigione, la grazia di essere preservati dai temporali, del gran Bartolomeo, dalla grandine funesta, il tuono, l'aria tempesta, fuggiranno. Per dirvi che nei nostri inni, nelle nostre preghiere c'è forte questo approccio interessato a Dio, no? Dio, per favore, per intercessione del Beato Roberto, di San Bartolomeo, scaccia da noi la peste, la morte, il flagello della tempesta. E poi la predilezione per il clima di festa. Ogni pietà popolare è inserito in una dinamica di festa popolare. Non credo che ci siano paesi dove c'è solo la messa della processione, c'è sempre poi tanto altro. Questo per ricollegarvi alla porchetta, un rito della mia famiglia è che il 16 agosto si va a Rocca Montepiano, c'è la messa e poi bisogna mangiare alle 7:30 di mattina, perché andiamo prestissimo, la porchetta, per forza. È una colazione molto così, vivace. E poi la brocca, certo, sì. Terza domanda, quali sfide propone la religiosità popolare? La prima sfida, credo, che è quella di farci riappropriare della categoria di popolo. Questo perché lo dico? Viviamo in un tempo in cui siamo soggetti alla solitudine digitale, no? Ognuno sta col suo telefonino, in camera su, tranquillo, beato. Invece la religiosità popolare ti porta ad assumere la categoria di popolo, perché per forza ti fa andare fuori. Io vedo i ragazzi delle superiori o che stanno frequentando l'università, quelli da lì, che sono sempre rinchiusi in loro camere a chattare, ma quando c'è la festa del patrono si esce fuori, ma quando c'è la festa del patrono si fa la nottata, ma quando c'è la festa del patrono si sta insieme agli altri. Allora credo che la prima sfida è quella di riappropriarci della categoria di popolo, e la categoria di popolo non è forse la stessa categoria ecclesiologica usata dalla Lumen Gentium per presentare la Chiesa? La Lumen Gentium presenta la Chiesa come popolo di Dio. La seconda sfida è un tentativo di evangelizzazione di fede. Attraverso il dato culturale tradizionale noi possiamo trasmettere contenuti di fede. Ci sono degli atei che il 25 agosto, scusate che faccio questo riferimento alla mia terra, ma ormai la vivo H24, ma il 25 agosto se non portano San Bartolomeo ne riposa. Allora dico, ma tu mi si detti che sia ateo, com'è possibile? Ma San Bartolomeo. Ora, questo da una parte ci dice che c'è un'ipocrisia, no? Se tu non credi San Bartolomeo è inusante. Ma dall'altra parte noi non dobbiamo vederla come un problema, come una sfida. Perché quella persona, attraverso San Bartolomeo, attraverso Beato Roberto, può essere evangelizzata, può essere toccata dalla fede. L'ultima sfida, che penso sia importante, è la valorizzazione delle differenze. Perché la pietà popolare ci distingue come popolo e come comunità. Qui c'è il Beato Roberto, i palmentieri, tutta la tradizione che avete. Noi abbiamo la tradizione degli eremi. San Valentino, i voti di Santa Nicola da Tolentino, possibile, ci hanno provato, non ci sono riusciti. Scherzo, una battuta. Per dirvi, ogni popolo, ogni comunità ha la propria storia, ha la propria caratterizzazione attraverso proprio la pietà popolare. Quindi credo che l'ultima sfida è che la pietà popolare ci valorizza come piccola comunità. L'ultima domanda, e ho concluso, è: che cosa il Beato Roberto può dire alla pietà popolare? Dalla vita del Beato Roberto, Katia Battaglia ce ne ha mostrata la bellezza, la grandezza, la profondità spirituale, noi possiamo prendere gli insegnamenti per vivere la nostra pietà popolare. Anzitutto la trasmissione. Abbiamo detto che una tradizione, per mantenersi viva, deve essere trasmessa. A noi arriva il Beato Roberto perché ci sono stati i sallesi dei tempi antichi che hanno valorizzato la tradizione e l'hanno trasmessa alle nuove generazioni. Questo è quello che è avvenuto anche nella vita del Beato Roberto. Senza la trasmissione della fede che ha ricevuto in famiglia e che poi ha ricevuto dalla grande figura di Pietro da Morrone, noi non avremmo avuto il Beato Roberto. Quindi la prima cosa importante è: il Beato Roberto viene a dirci che
Una pietà popolare autentica va trasmessa, come lui ha ricevuto la fede trasmessa da Pietro Celestino e dagli altri santi monaci. Secondo, il Beato Roberto viene a dirci che la pietà popolare è un elemento di purificazione, trasmissione, purificazione, perché il Beato Roberto ha vissuto tutta la sua vita secondo pratiche di ascetismo, di penitenza, e queste pratiche allora facevano parte della pietà popolare del tempo, perché il Medioevo era tutto vissuto così, attraverso delle pratiche di fortissima penitenza. La sua vita da monaco era piena di espressioni di pietà e di devozione, che nascevano però da una profonda fede. Proprio nella grangia di San Giorgio viveva esperienze di infestazioni diaboliche. Lui vedeva un cane nero, nerissimo, che era figura del demonio, che voleva morderlo, che voleva aggredirlo, e con un solo segno di croce il Beato Roberto liberava dal male. Oppure tutte quelle vessazioni diaboliche che aveva ricevuto nella grangia di San Giorgio, proprio a Roccamolice. Ecco, il secondo messaggio perciò che il Beato Roberto vuole lanciare alla nostra pietà popolare è: ascoltate tutti, questo è importantissimo, purificatela per purificarvi. Lo ripeto, il Beato Roberto vorrebbe dirci questa sera, sta qua bello bello: purificate la vostra pietà popolare per purificarvi. Che vuol dire? Purificatela, perché se noi ci togliamo la fede diventa solo folklore e perde la sua natura. Per esempio, io vengo da Chieti, noi veniamo da Chieti e abbiamo il miserere. Allora tu vedi questi uomini elegantissimi con belle claspelle, le berrettine, e poi vedi i confratelli con un'eleganza, le mantelle, andare pulino mesi prima, alla lavanderia, quelle dell'unon, l'utrisavro, l'ubisnon. Ma se poi uno mi dice, io porto Cristo morto perché mi piace, mangia crede, mi dite a che serve la tradizione? Quindi dobbiamo purificare le nostre tradizioni, dobbiamo toglierci tutte quelle superstizioni, per esempio, la processione sta a piova di rotto, mo fa la grande, mo ci moremo, e noi ad asci lo stesso, perché sennò la Madonna mi fa venire la scarogna. Scusa, è una tradizione popolare questa? La Madonna può essere mai vendicatrice perché non riesce a fare il giro della piazza? Perdonatemi, io sono il primo che fa le processioni e che i miei parrocchiani lo sanno, ma se zebo fa, se fa. Allora dobbiamo anche purificare da tutti quegli elementi di superstizione, di esteriorismo, di fanaticheria. Allora la pietà popolare, se purificata, sarà una via per purificarci, cioè per tornare all'essenziale. E qual è l'essenziale? Dio solo e basta. L'ultimo elemento è quello della croce. L'elemento iconografico più eloquente del nostro beato è la croce. Lo vediamo sempre col crocifisso. Ce l'ha detto prima Katia. Egli era innamorato della croce, tanto da appendersi tra braccia robuste di alberi per sentire su di sé i dolori dell'amore crocifisso. Ecco, la pietà popolare, se non è cristocentrica, non serve. La pietà popolare, lo ha detto Don Emiliano prima, se non è cristocentrica, non serve. Concludo con una citazione di un grande presbitero italiano, un presbitero che è stato saggista, anche editorialista, Don Giuseppe De Luca, che così parlava della pietà popolare. Ascoltate questa frase, molto bella. La pietà è presenza amata di Dio. Non è pietà una fiammata momentanea. Per essere pietà deve essere una vita. Si è pii solo se si è vivi. Lo ripeto. La pietà è presenza amata di Dio. Non è pietà una fiammata momentanea. Per essere pietà deve essere una vita, si è pii come si è vivi. Allora l'augurio che le nostre tradizioni popolari e comunitarie tornino a farci sentire un popolo vivo, abitato dalla presenza amata di Dio. Perciò, perché sia così, auguri alla nostra zona. Davvero
Verrebbe da dire con il Vangelo: Signore, per noi è bello stare qui, perché ci siamo arricchiti e anche ringraziamo per la vostra pazienza, per il vostro ascolto. E questo veramente si deve all'opera di Katia e a questo libro che ormai fa da compagnia a tanti di noi, perché un libro non è mai soltanto di chi lo scrive, anzi, ma di chi ha la passione, la pazienza di leggerlo, non con distrazione, ma facendo diventare queste pagine anche proprie. Permettete che ringrazi ancora tutti voi, anche gli intervenuti, coloro che ci hanno portato il saluto, ma permettete che io saluti anche chi c'è stato prima della professoressa Daniela Dalimonte, la professoressa Maria Assunta Michelangeli, che è dirigente all'Istituto Comprensivo 3, ma che come sempre chi passa in questi territori ci lascia un pezzo del cuore. E allora questo è bello poterlo sottolineare, e dai nostri incontri sempre uno sguardo a Caramanico, uno sguardo a Salle, a San Valentino, insomma, perché naturalmente sono dei territori che per la bellezza della conformazione, ma anche della gente, sono territori che facilmente si amano e da cui ci si lascia amare. Poi noi lanciamo, caro Assessore, una sfida, anche pensare voi localmente, con Katia, ci sono tante belle persone che possono mettersi in rete, una micro rete, anche pensare a quelli che sono i luoghi del Beato Roberto. Allora è vero questo pellegrinaggio a Morrone, ma chi viene per esempio dalla Germania, che cosa posso vedere? Qual è l'itinerario che posso fare? Non lo si può mandare il giorno stesso a Morrone. Allora andrai alla Grangia di San Giorgio, andrai a Santa Maria della Civitella, ti fermerai a mangiare in un ristorante, acquisterai un prodotto tipico, passerai un pomeriggio al fiume. Insomma, creare queste realtà e poi anche, caro Sindaco, pensare a come questi cammini e questi itinerari possono anche incontrarsi e dove ci si sorregge a vicenda, perché è sempre il servizio e la cura. Ecco, dico anche alla nostra dirigente, sarebbe bello che anche quando si pensa, e anche da Pescara, da Chieti, ai cosiddetti viaggi di istruzione o visite sul territorio, e prima di andare altrove dove ci sono bellezze conosciute, ma anche il conoscere il proprio territorio, passare una giornata nel verde, conoscendo la storia, conoscendo anche le dimensioni, e senz'altro di aiuto alle nostre nuove generazioni. Vorrei concludere con le parole di Don Jonathan De Marco, che è stato direttore dell'Ufficio Nazionale, lui è di Santa Maria di Leuca, in Filibus Terre, dove lui ha avuto l'intuizione, anche un po' alla scuola di Don Tonino Bello, anche la convivialità delle differenze, di proporre un nuovo modo, delle esperienze wow, dice, delle esperienze di stupore, di meraviglia. Fino all'anno scorso, ricorderete, abbiamo fatto Ora viene il bello, no? E dopo il tempo della pandemia, creare occasioni di aggregazione, di cultura, di incontro tra arte e fede. Vorrei anche un po' prestare queste parole al Beato Roberto da Salle, come se lui oggi ce le volesse suggerire. Questa nostra storia ha bisogno di persone che ritrovino l'essenza del restare conviviali. La vita comune, noi la immaginiamo nei piccoli eremi, ma anche nella Badia Sulmonese. Che gioiscano della vita, che si coinvolgano con responsabilità e con dignità nella storia del nostro tempo, nella cosa pubblica, superando gli steccati dell'egoismo. E la felicità sociale sarà quel rosso di sera che vestirà di speranza il domani. Prima di salutarci vorrei ricordare due appuntamenti del territorio.
uno il 26 di luglio a San Valentino in Abruzzo Citeriore, nel Giardino della Canonica, dico questa terrazza sulla Maiella, dove si parlerà della pace, partendo da un libro di Don Primo Mazzolari. Verrà il direttore nazionale dell'Ufficio per la Pastorale Sociale e il Lavoro, Don Bruno Bignami, e il libro che si presenta è questo: la pace, adesso o mai più. Non dobbiamo mai assuefarci alla guerra. La pace va sempre pregata e sulla pace occorre confrontarsi. Così come c'è un secondo appuntamento a Roccamorice, dove anche grazie, io posso, già ho ascoltato ma tornerò volentieri, sull'opera dello scrittore Giovanni Verga, ma in veste di fotografo. Quindi è interessante anche la pastorale, l'evangelizzazione passa anche attraverso momenti come questi, ma momenti che naturalmente possono lasciare il segno. Se poi vogliamo scendere un po' al mare, lunedì prossimo al Palazzo Sirena a Francavilla, il vescovo Bruno Forte, che saluta tutti i convenuti attraverso anche il vicario zonale e l'ufficio di cui sono direttore, dialogherà con il segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana sul tema della fede e la legge. Ogni tanto l'estate, dato che è più facile muoversi, regalarsi momenti come questi fa bene non soltanto alla mente ma soltanto allo spirito. Concludo con la frase con la quale avevo iniziato, di Santa Maria della Civitella. Grazie Katia di tutto e noi ti sproniamo a continuare, perché lo storico non si ferma mai, continua sempre. Si celestinus est, celestia meditaris. Se vuoi essere celestino come lo è stato il beato Roberto da Salle, non dimenticare mai di meditare e guardare le cose del cielo. E forse qui a Salle, ma anche Caramanico e dintorni, guardare il cielo e le stelle forse è più facile. Buonanotte a tutti.